E ci siamo, il momento ora della seconda partenza per quanto riguarda la BDB, in questo caso avremo Potente, Veloce e Leggenda. Ricordiamo che è l'occasione del prossimo appuntamento alla Battle Week a Maggiore, 17-18 luglio, avremo invece la Leggenda, no Francesco, sì, con sarà, la Leggera, esatto. E Potente e Veloce dall'altra parte, quindi sarà un'ennesima occasione, come dire, di mischiare le carte e sì, comunque appunto avere un appuntamento diverso. I numeri ci sono, quindi 17-18 luglio The Battle Week a Maggiore. E a brevissimo quindi tutti pronti per la griglia di partenza della seconda gara qui a Varano, 26-27 giugno 2021. Intervistare Francesco Greco è un onore prima di tutto. Il problema è che lasciargli la parola poi è impossibile poter intervenire. Allora dico da subito che indipendentemente dei risultati, che comunque sono stati, diciamo, buoni in ogni caso, al terzo, soddisfacenti come dice lui, comunque sia, quello che più importa è che una persona come lui è il legante, è il legame tra quello che è lo sport e quello che è il senso di amicizia, il fatto di condividere i paddock, stare insieme, passare delle giornate all'insieme dello sport e di tante altre cose che vanno al di là di quello. Adesso, essendo riuscito a dire quelle che secondo me sono le cose fondamentali, passo la parola a lui e vediamo che cosa altro oltre a questo sa dirci. Francesco? Vai, ti ringrazio Nilo, hai fatto la domanda pure, cioè lo sport, sì, per carità. A livello sportivo c'è un bel da fare, perché davanti abbiamo comunque piloti molto forti. È un bel campionato, noi ci piace stare tutti quanti insieme e anche grigliare e divertirci con queste moto. Quindi io lo dico sempre, venite perché si sta bene. La famosa pistata tra amici, però c'è la gara, lo dico sempre, ogni volta al MES soprattutto è così. Volevo dire una cosa, finalmente riusciamo a guidare e avere una base di partenza con questa moto. Questo Guzzi, certo, si può sempre fare meglio, però intanto è già lui, siamo riusciti a andare un po'. Ci sono un po' di problemi da sistemare, perché pare che struscio pure tutto quanto, però ci stiamo piano piano divertendo e vediamo un po'. Mi sento di dire, Francesco, grazie di esserci, Francesco, grazie, grazie. Stai a Portaiella. No. Ciao. Eccolo qua, Alessandro Previte, finalmente ce l'abbiamo fatta, la moto è un po' così perché lui deve sempre andare un po' colà, reduce dall'infortunio importante perché l'ha coinvolto, certo, con tutte e due le caviglie, tra cui una rotta proprio, l'altra lussata, correggimi se sbaglio, è qua con noi finalmente. Ciao Francesco. Come va? Bene, bene, stiamo andando bene, a parte un po' di problemi tecnici che abbiamo avuto sia nelle prove libere, che appunto per adeguarci al regolamento del tubo, quindi abbiamo messo i tubo freni ad hoc, quindi chiaramente mancava da fare qualche spurgo in prova e quindi abbiamo perso qualche giro. Nel secondo turno di prove libere la sfortuna ha voluto che si rompesse la catena, probabilmente aveva qualche ora di troppo e ne abbiamo messa su una nuova. Best di sempre, nonostante tutto, sì, ringrazio Sebastian che mi ha prestato una corona, accorciato i rapporti, quindi è andata bene. Ah, ecco perché, no, scherzo. E niente, poi abbiamo cominciato con le qualifiche, sono uscito al terzo giro, però avevo fatto anche lì un buon tempo perché non frenava e poi ci siamo messi con il team BRT Prototipi, con i ragazzi, adesso non ricordo i nomi, comunque mi hanno dato una mano, abbiamo pulito bene le pinze e ora la moto frena bene, anche bene, troppo. Testi di sempre, sei contento? Sempre, mi raccomando, sì, domani in gara resetta un attimo il cervello. Assolutamente sì. Però io volevo fare un attimo un off topic, come si suol dire. Raccontaci tu che cosa fai nella vita tua di tutti i giorni con questa scuola. Io vedo delle cose bellissime che fai con questi bambini. Allora, noi abbiamo una scuola di minimoto, pit bike, minicross e anche di go-kart da quest'anno. Io e mia moglie, che è presidente Loredana, l'hai conosciuta, non è qui adesso perché è andata per l'albergo. E abbiamo diversi bambini, quasi 50 iscritti, lavoriamo su diverse piste della Lombardia, sia di minimoto, saluto tutto, Codogno Circuit, Usbiello Park, e grande, la Fornace minicross, ringrazio tutti quanti. No, è bello perché ricordiamo che il motociclismo, è vero, noi siamo qua a fare queste gare, divertendoci, giocando, eccetera, però l'aspetto fondamentale è quello di curare dal basso delle giovani leve che saranno poi i motociclisti tra, sì, 10 anni, 15 anni, quindi educarli a vivere un motociclismo giusto, ok? Non
fatto che molto, stiamo attraversando un momento molto complicato, sì, quindi i costi sono straelevati, cioè, però vedo che 50, insomma, lavorate È stata dura allenarli durante il lockdown, perché chiaramente i genitori sono dovuti adeguare alle varie licenze e tutto quanto. Comunque, ritornando alla nostra scuola, facciamo anche del mini cross, quindi cerchiamo di fare motociclismo a 360 gradi, portandoli anche sui kart, i bambini che vanno forti in moto, perché chiaramente a questa altezza c'è una dinamica e sul kart ce n'è un'altra ancora. E secondo me quello è importante, lo puntualizzo, è importantissimo, genitori, e anche il fuoristrada. E niente, Alessandro, è veramente un piacere, un onore. Sto facendo di tutto. Te prego, non ricasca. No. Te prego. Sentivo prima. Bellissimo avere un altro 999, perché sono moto che noi adoriamo particolarmente. Poi tu lo sai, Sbronzinator, che salutiamo, il nostro vicepresidente Fabio, ciao. Ormai è diventato l'influencer del 999, pare, in Italia. Sì, sempre sui social. Sempre sui social, no, comunque è entrato a Varano, mo non la voglio dire, però come è entrato ha fatto poi in gara 12, mi pare, o 11, non mi ricordo, 11 e 9. Insomma, è stato fortissimo. Va forte, è tutt'uno con la moto, diciamo sempre. Sì, tutt'uno con la moto. Sì, ti ringraziamo, ti salutiamo, è bellissimo avere qua un 999. Ciao. Fabio Fabris, ci ho avuto un attimo di defiance, e Emanuele. Grandissimo, che l'altra volta auguri, perché è il papà che dicevamo l'altra volta. Sei qua con noi, hai lasciato la mogliettina a casa a badare all'infante. Sì, esatto. Un altro saluto, perché si sta andando da fare, è incredibile. Se non ci fossero le famiglie alle spalle non sarebbe possibile tutto ciò. Assolutamente, e soprattutto con una moglie del genere non sarebbe possibile, sicuro. È vero, confermo, perché io ho due bambine, quindi se il weekend non c'è mia moglie con le bambine, le scordie, gare, modole, vabbè. Torniamo a Fabio, com'è andata? Perché gran passo, gran moto, sempre efficace, gran team anche, perché voi con questa La Villata Racing, ragazzi, ho visto che avete questo bel gruppone vostro, dai, racconta. Sì, allora, quest'anno è il primo anno, l'altra volta era la prima gara da rookie, prima gara della mia vita, e comunque grazie a un team del genere che mi segue, mi prepara la moto, e veniamo in pista, mi segue per due giorni, e comunque è il mio unico e miglior sponsor. E comunque grazie a lui, che grazie a Emanuele e La Villata, se comunque riesco anche a avere una moto ottima, sempre pronta, sempre a posto, anche se comunque è pressoché originale, un RS1000 originale, e noi badiamo più al sodo che alle finezze tecniche e al divertimento. Una domanda per Emanuele: come lo trovi Fabio come pilota, gli dal gassone, come diciamo noi a Roma? Fabio, una volta andavo più forte io, poi si è messo andare più forte lui, allora ho detto smetto di fare, di andare in assistenza. Tanto faccio ridere, faccio brutta figura, assisto e faccio andare lui che... Non è vero, fate due moto e buttati dentro pure tu. No, faccio troppo brutta figura. Ah scusa, allora noi andiamo al contrario, che dobbiamo dire? Faccio troppo brutta figura. Va bene ragazzi, è un piacere vedervi qua, è un piacere avere sempre una briga con noi, e buona gara per domani. Grazie, io saluto ancora tutti da casa. Cazzo, eh? Ciao, alla prossima, grazie a tutti. No, volevo sentire se si sentiva il... Lui, eccolo, lo sfrullinatore seriale, il cambiatore di frizioni. Il cambiatore di frizioni, una sfrullinata, ho perso. Eh sì, il semimanubrio. Il cambiatore di frizioni prima della Q2 nell'Ashland Trophy a Imola. Così, cambiamo la frizione, vai. Ma sì! Pino Vogaturi, Pullman! Vogliamo dirlo, Pullman, perché Pullman. Sì. Marco l'ha detto un po' con... Pino Vogaturi ha fatto, un po' gli rodeva, no? Sto scherzando, ovviamente, simpatizzante. Ma si è abituato. Ma che stai a fare? Mi dici che cavolo stai a fare? Perché si apre la carena qua, nella miseria. Raccontaci sta Paul, quanto è stata? Quanto è stata? No, alta. Oggi alto, faceva troppo caldo. 1,11, 10. 10,1, perché non sono riuscito a cambiare la gomma davanti, che ho fatto casini con i cerchi. Ho preso il cerchio del 1998 per sbaglio. Che no, ovviamente non sta per i distanziamenti delle forcelle. Perché lui si fa il meccanico da solo, Pullman da solo, gira il gas a 8 mani, perché alla fine gira il gas. Ma faccio anche il cuoco. No, la cucino io. Ma no, perché noi non ti abbiamo invitato, stasera abbiamo detto facciamo una braciata senza Vogaturi, perché ci dà fastidio. Sì, oggi. Giusto, perché l'altra volta ho 3 ore ho cucinato per voi. No, però oggi con Pino ci siamo visti poco, mi dispiace. Sì, certo. Però io ho cercato di dare un po' di gas pure. Poi oggi hai girato forte, cavolo. No, hai fatto 1 del 9. Come? 1 del 9. Hai fatto 1 del 9. Ok, va bene.
E vabbè, Pi, come la vedi sta gara domani con Marco? Ti ha detto che c'è un po' di problemini, eh? Allora, a parte i problemini che hanno sostituito il motore e questo motore non è quello dell'altra volta. Va? No, questo non va. Ah, non va? No. Però magari l'altra volta avevano un motore che superbike. Non poteva reggere. Senti, raccontaci al volo dell'iSide, poi chiudiamo. Niente, ho spaccato il codone di nuovo, perché... Perché annaggia l'elettronica! No, l'elettronica di nuovo, io pensavo di aver risolto, che dupalle. C'hai problemi con l'elettronica, non funziona. Ho spaccato il codone, non funziona. Perciò con le gomme nuove ho fatto un iSide nelle libere, però sono rimasto in piedi, voglio dire. Solo che mi ha lanciato, quando sono atterrato ho sbagliato, invece di atterrare qua sono atterrato qua. E vabbè, ci sta. E Pino, per noi è sempre bello averti qua. Mi raccomando, tante belle cose, tante belle cose, grazie per avermi. Buon divertimento, baci e abbracci, saluti a... E anche a Jennifer Lopez. Saluti a Jennifer Lopez. Ciao. Jennifer, dici qualcosa in inglese cortesemente. Vabbè, fai un ciao! Caramente, non è che adesso devi stare là due ore a riprendere Jennifer Lopez. I malati. No, perché poi bisogna vedere che tipo di obiettivo ha. No. Sai quello che vendevano negli anni 80. Quello che fa vedere. Te lo ricordi? Ah, sì. Ciao, Pi, sei un grande. Tante belle cose. Ciao. Luca Bassetto, BDB veloce, l'uomo elettrico. Ci piace scherzare e ridere così, però noi ti abbiamo visto bene. Raccontaci com'è andata. Oggi? La giornata? Sì. In elettrico. Sono elettrico, no. A parte tutto, no, la giornata è andata bene per quello che si può fare, insomma, i tempi purtroppo non vengono più, ma quello non c'è niente da fare. Però onesti, scusa, eh. Onesti, sì, onesti per una passeggiata qui a Varano a bordo fiume. Tra parentesi, venite perché è giornata caldissima, però il fiume è bellissimo, mi sono fatto il bagno. Ma davvero? Sì, sono andato giù, ho fatto il bagno, appena finite le prove, mi sono levato la tuta, sono buttato in acqua, è fantastico, l'acqua è bella fresca, quindi Varano offre anche queste possibilità. Il bagno, quindi, nel fiume? Il bagno nel fiume, noi della BDB non ci facciamo mancare nulla, quindi oggi parlo poco di moto, più di del resto. Anche perché ho innescato certe polemiche sulla moto elettrica, naturalmente io lo faccio per scherzare. Quali polemiche? Cesopole. Immagino che tutti lo sappiano. Anche perché i decibel li fanno anche le moto elettriche e le autovetture elettriche, quindi. Non fanno decibel. Sì, perché se mettono il controllo, tu lo sai, questa cosa qua l'abbiamo detta. Dovrebbero spostare il controllo mettendolo quando passano e fanno. Allora io ti invito a venire un weekend a Vallelunga quando facciamo le TCR, cioè macchine da quasi 850 cavalli. Se non ti dicono che è cominciata la gara, tu non te ne accorgi. Saremo a vedere, verificheremo di persona noi della BDB. Va bene, venite, siete tutti invitati, venite, cominciate a seguire l'elettrico. Guarda, io non è che, voglio dire, non è che sono appassionato di moto, sono qua, quindi poi il rumore pure mi piace, io scherzo con gli amici qua della Patton. Sono bravi ragazzi. Lo sappiamo. Sono bravi ragazzi, anzi pure molto veloci, quindi molto bravi, molto simpatici, ci fa molto piacere averli nel gruppo, perché quando il gruppo ha personaggi di questo livello si innalza, quindi è meglio sempre avere personaggi. Oggi peccato che pure Fulvio Rizzi, che ci è venuto a trovare, non ha potuto concludere le prove. Ci dispiace perché più gente viene. Bel livello. E vi aspettiamo tutti a Maggiore, è importante. Perché ci giochiamo anche un po' della nostra reputazione su Maggiore, quindi venite numerosi, chiamate amici, amiche, amiche. Ti stai incartando? Sì, mi sto incartando. Portate tutti, zii, nonni. Parenti. Evento dell'anno 2021 motociclistico Maggiore, 16-18 luglio, non mancate. Vai. Ciao! Eccoci qua, Luca Gasparini. Buongiorno, con ciao noi a tutti. Per la seconda volta, perché tu sei entrato con noi direttamente da Cremona. Sì. Da quant'è che non corrivi a Varano? A Varano circa dal 2008 o 2007. E quanto hai fatto? Giravo in 16-18. No, oggi? Ieri sono riuscito a fare un 14 passo. Allora lui felicissimo. Esatto, cioè dal 2008 che non mette la piede dentro Varano, arriva qua con la sua splendida moto, per carità, la Super Twin è vera, lo diciamo sempre. Entri, fai 14. Sì, no, è andata bene, pensavo di far peggio, invece è andata benissimo. Ieri nel secondo turno pensavo di migliorare, ma ho avuto un problemino allo stivale e non ci ho neanche provato. Lo sciabattato, perché... Va benissimo così. Vabbè, basta che hai risolto. Sì, l'importante è divertirsi anche. Gruppo sempre più bello,
faccio un appello a chi guarderà queste interviste. Ragazzi, aggiungetevi, perché questa specie di BDB Super Twins, chiamatela come volete, con questi ragazzi è stupenda. Venite a farla perché è l'unico campionato italiano dove ci si può divertire con una moto fatta in casa. E se no vai al supermercato, compri la moto di turno, ma non è bello. Però noi accettiamo anche quelle. Sì, quindi... anche quelle. Però ognuno ha la sua categoria. Certo. Però volevo dirti una cosa, ho visto dai tempi, ho dato uno sguardo, ci sono tantissimi che hanno il passo del 13. È bellissimo, sono sicuro che oggi verrà fuori una gara bellissima. Sì, certo, perché siamo un gruppetto di 7-8 con il stesso passo. Tutti là, ho visto tutti i 13. Sarà una bella gara, anche perché siamo un po' di più dell'altra volta, bene così. Cremona ci sono stati un po' di problemi. Tanti hanno rotto, eccetera. Va bene, Luca, è veramente un onore e un piacere. E altrettanto vi ringrazio di nuovo per le opportunità che ci offrite con queste garette, diciamo, amatoriali, che non sono proprio così. Grazie. Ciao, Luca, ciao, ragazzi. Varano, ovviamente, Marco Dall'Aglio, lo sappiamo. Io sono pessimo, non ho neanche guardato ancora i tempi. E la pole di chi è, Marco? E Pino. Porca miseria. Dai. Però si ride, si scherza, e gran bagarre, perché tanto sappiamo che Pino magari c'ha quel pezzettino in più che magari gli permette anche magari una moto più moderna, più, che poi comunque in verità questa è una bestia, che però stanno ancora sviluppando, che una già sviluppata e già stradale. Questa è una moto da corsa. E che ci vuoi raccontare di oggi nel tuo terreno di caccia? Cosa hai visto, se c'è qualche cosa che ci vuoi raccontare? E com'è andata? Ma è andata, per quello che possiamo dire, anche per il lavoro che è stato fatto, e quindi abbiamo faticato, è andata anche bene. Non sono contento perché non riesco a mettere in atto tutto quello che mi piacerebbe fare e poter fare. Purtroppo i lavori sono lunghi, quindi il tempo per togliere quel pezzettino che... per far andare meglio la moto, per farla andare più scorrevole come piace a me, come potrei riuscire a guidarla un po' meglio, insomma. Però vedo che comunque ci stanno tutti quanti lavorando, è un continuo lavorare su questo mezzo. È quello giusto, se non si lavora non si migliora. Però secondo me, insomma, domani ci sarà da battagliare. Famosa battaglia dei bicini, c'è da battagliare. Marco, grazie ogni volta. Prego. È sempre un piacere vederti guidare col tuo stile e la tua passione, perché se stai qua c'è anche la passione. Mi piace non poterti aver dato 2-3 giri in più. Ci abbiamo provato, ma c'era un po' di traffichetto. Ma io mi sono migliorato, Sì, eh? Sì, alla grande. Sono molto contento io. Sì, ha chiuso anche 2-3 giri. Sì o no? Tanto, se non mi prendono in giro a me non sono contenti. Prendi anche la nostra collina che è di uso capione mia, che abbiamo fatto. Hanno fatto la scritta nuova. Adesso andiamo a vedere. Dopo 15 anni hanno. Ok, andiamo a vedere. Grazie Marco. Prego, ciao. La famosa scritta di Dall'Aglio della collinetta, eccolo qua. Posto riservato, Marco Dall'Aglio, Dalo. Tanta roba. Eccoci qua con Nicola Strovelli, con il suo splendido panigalone. Innanzitutto un paio di domande: si sono risolti i problemi di Cremona? Si sono risolti i problemi di Cremona, e l'unico problema che però riguarda tutti è il caldo, che anche con la moto si sente tra gomme e freni, però vabbè. Ridendo e scherzando pare che sia un secondo e mezzo di meno? La pista è diversa. Ieri mi sono divertito veramente tanto. È un po' più lenta, perché spiegavano, scusami, poi ti continuo, che le gomme, con il maggior caldo, quando è gommata, la parte gommata appunto aumenta ancora di più di temperatura, perché c'è la gomma. Quindi praticamente poi quando ci va l'altra gomma sopra arrivano delle temperature esagerate, quindi alla fine c'è troppo attrito come, capito? Sì, anche se il problema che mi ha dato più fastidio erano i freni. Perché la leva si allunga tanto, poi mi è capitato una volta di arrivare lungo perché il freno non c'era. Mi hanno detto che me la sono scampata io, sì, mi hanno detto. Sì. Cioè, non mi sono accorto di niente. Ho tirato la leva fino alla manopola, niente, ma secondo me è stata colpa di aver preso troppo il cordolo a inizio rettilineo. E ti ha fatto allargare. Largato le pastiglie, perché poi abbiamo fatto tutte le verifiche e non c'è niente. Quindi. Senti, passo, come stai posizionando? Allora, sono quinto, ho girato in 13.2, ho visto che sul passo del 13 siamo in tanti, quindi ci divertiamo anche senza però fare troppi numeri. Occhio che ci sono dei cagnacci
col dente avvelenato ciuscia sangue. Sì, però nella mia categoria comunque siamo più distanziati, sì, sì. Quindi mi divertirò, ma senza andare a fare. Che è quello che diciamo noi, col fatto che ci sono molte categorie, esatto. Alla fine è inutile pure starsi a... Cioè giriamo tutti insieme, ma senza fare entrate assassine o cose del genere, almeno mi auguro. L'importante è il divertimento e speriamo che possa essere così, e che vada tutto bene. È partita benissimo, perché mi sono divertito veramente tanto, quindi bene, anche sì. I tempi sono migliorati molto rispetto all'altra volta e niente, sempre bello essere qua con voi. Grazie. E complimenti a te e a tutta l'organizzazione. Grazie. Perché sono cose che fanno la differenza, sì, trovare un posto dove tutto funziona, tutto fila, tutto chiaro, fa la differenza. Ti ringraziamo tanto e siamo contenti che vieni anche qua con la tua famiglia, è importante anche questo. È bello, è un bel ambiente dove stare sia a correre che con la famiglia, quindi è solo un piacere. Ciao a tutti. Samuele De Marco, eccoci qua, grandissimo manico, grandissimo gas. E ti abbiamo visto un attimo in difficoltà ieri in una qualifica, raccontaci che è successo. Ciao a tutti, sì, ieri in qualifica 1 ho faticato un pochino, nonostante al quarto giro io abbia fatto un buon tempo, poi purtroppo ho forzato un po' la mano e sono cascato. Ho fatto una scivolata abbastanza stupida. Capita. Però tutto a posto, la moto sistemata, posto, funziona, stai carico? Sì, speriamo in gara di andare bene, nonostante il caldo. Bene. Come ti sei qualificato? Secondo? Allora, generale terzo, di categoria primo. Quindi parte in prima fila con chiaramente Dall'Aglio e Fogaturi. Prova a rimanerci nel giretto stretto a loro. Sarà dura, perché loro vanno fortissimo, però facciamo esperienza, ci magari proviamo. Ti fanno fare uno steppettino. Speriamo di riuscire a far bene. E allora, buona gara. Grazie mille. Ciao a tutti. Ciao. Okay. Dalla Sicilia con furore, Sebastian Costanzo dopo quasi 2 anni torna nella battaglia dei bicilindrici, l'ultima volta lo vogliamo ricordare era con noi a Vallelunga nel 2019, torna a Varano dopo parecchi anni in più, perché mi pare che era il 2015 quando sei venuto l'ultima volta a Varano. 2017. Vabbè, torni in questo ambiente qua, come lo hai visto evoluto? Vabbè, sei stato già a Vallelunga nel 2019, però diciamo da quella Battle of the Twins là a questa BDP adesso, che poi è sempre lei. E poi mi dici anche com'è andata con la moto. Allora, l'evoluzione c'è stata, il potenziale c'era di partenza. Era un campionato con una sua storia, con tanti motivi per crescere. E quello che trovo sono più moto, più classi, e il livello è molto più alto. E devo dire che lo stimolo c'è, la cosa è divertente e cercherò di fare anche le altre gare. E il sabato sera che succede qua? Il sabato sera è un delirio. Ci si diverte in maniera sana, e senza esagerare, non si beve. Cioè, abbiamo tutti 40 anni, 35, no, poi ci sono pure più piccoli, però no, è veramente uno spettacolo, poi ci siamo un po' lasciati andare. C'è la musica, si mangia, ognuno, poi essendo un campionato così colorito dal punto di vista della cartina geografica. Ci sono io che vengo dalla Sicilia, c'è quello che viene dalla punta estrema dell'Italia dall'altro lato. Che ha contribuito anche lui con i suoi sapori. C'è la Sardegna, siamo tutti, insomma, riusciamo a coprire tutto il territorio. Un quadrilatero micidiale. E anche lo straniero abbiamo. Ah beh, certo, Yves Pierre. Senti, ma invece parlando a noi, come va sta leggenda con motore 8 e 10 preparato da BRT? Come ti trovi? Com'è andata? Quanto hai girato? Allora, girato in 17.0, tempo abbastanza alto per me. Un po' inchiodato, come mi dici sempre. Per me 17.0 vuol dire che sono con i rivetti piantato. Devi schiodare, no? Sì, devo prendere confidenza con la moto, che non l'ho mai usata. È caldo, bisogna bere tanto perché fa caldissimo. Idratarsi tanto per i crampi e poi c'è l'età, c'è la pancia. Soprattutto non dovremmo far girare i gin tonic il sabato sera, però questa è un'altra storia. Grazie Sebastian. A voi. Il team Mauris Garage dalla Sardegna porta 2 piloti a Varano.
Aspettate che... Ormai il vecchio è decrepito, Massimiliano Porta. Che non si migliora più, anzi... dai, no, sto scherzando. No. Per... Alla fine com'è andata? 1:21, però 21, non sono riuscito a scendere. Niente, non... Secondo me devi... Vabbè, domani ovviamente è un altro giorno. Sì, poi lo sai che mi trasformo con il raggio mensile con i circuiti della valvola. No, in gara mi trasformo, però ho provato, le ho provate, ho tirato. No, perché la moto fu... No, la moto va. È un problema tuo. No, non so. Dico, è un problema tuo. È un problema mio, rimane a me che è un problema di guida. Ma non di lo guida so. Da migliorare. Ma può fare lezione a me che sto qua? Come si permette? Niente, tutto a posto, adesso stiamo allestendo la cattedra. Adesso passi dove sei il numero uno. L'università, quindi gli insegno io dove si migliora. Notare nuovo di pacca. Nuovo di pacca, visto che non lo portano loro, lo portiamo uno della Sardegna, con la carne dalla Sardegna. Allora, siamo investito official, quindi adesso acchiappiamo la new entry. Il rookie dalla Sardegna, compagno di squadra. Sì, grande. Il grandissimo grande Torello. Torellino, contentissimo, prima gara della sua vita. Prima. Raccontaci prima... a pelle proprio quello che ti va di dirci. Cosa ti posso dire? Come prima esperienza. C'è sta cosa che stavamo dicendo prima, che c'è un loro amico che gli chiede una cosa. È una faticaccia quasi. No, niente, sto cercando di capire la pista, la moto, che comunque l'ho usata solo, questa è la seconda volta che la uso. Sono abbastanza soddisfatto perché sono riuscito a capire. C'è la maschera, maschera per la contentezza, sì, forse è quello. Niente, sono contento. Ti stai godendo il momento della tua prima gara? E della prima intervista, oltretutto. Bellissimo, io no? Sono più felice io forse che lui del risultato, perché... Comunque ha girato bene, 1:19 la prima volta, la seconda volta che utilizza la moto. E secondo me Torellino entro la fine dell'anno qualche piccola soddisfazione ce la può dare. Ce la, sì, anche perché comunque stiamo sempre con persone che gareggiano cioè i vecchi volponi. Beh, sono dei cagnacci, diciamo, anche gente che va da tanti anni. Anche tu non è che sei... Ma smetti, vado al contrario, perché entrano due marce, no? In più. Vabbè, appunto, è già vabbè, questo. Comunque, adesso ci dedichiamo alla parte quella dove siete in number one. Sicuramente nella vita da mangiare, esatto, e speriamo che domani ovviamente vi potete divertire. No, ma allora io mi diverto comunque, poi sono soddisfattissimo di quello che sta facendo Tore. Mi piace l'andazzo, quindi la compagnia è quella lì, la regale, va tutto bene, Varano mi piace. Dai, ci siamo qua, miglioriamo. Allora tenete qualche minuto e si vedrà la gara. Ciao! Griglia di partenza potente, veloce e leggenda. Francesco in prima fila, pole position per Pino Boccatore, numero 65, 1:10:101, potente per lui. Alle sue spalle Marco Dall'Aglio, numero 2, 1:10:763 per quello che è un po' il padrone di casa di Varano. Assolutamente. E primo dalla veloce Samuele De Marco, il giovanissimo Samuele De Marco, numero 55. Sì. Grande prestazione. Sì. Ha avuto una caduta, però insomma c'è, ci sta. C'è, eccolo pronto a combattere. Seconda fila la apre con la leggenda Alessandro Nostini, numero 24 per il bolognese, quindi Nicola Sorovelli ancora una potente al numero 821, anche qui parliamo di giovani leve. In seconda fila il neopapà Fabio Fabris, numero 15 con Giulio Aprilia, esordiente giustamente come ricordi, 1:13:391. Terza fila la apre Piero Roma, numero 31, leggenda per lui Moretti la sua moto, quindi Alessandro lo proevita al numero 801 che torna alle corse, che no, si dopo era fatto male, no? Prima il brutto incidente alla vigilia della prima tappa, sì. BDB, lo vediamo presente a quest'oggi, quindi un grande apprezzamento per il 1:301. A chiudere la terza fila Luca Gasparini su leggenda, il veneto numero 42, afficionato appunto delle bicilindri, che è tornato quest'anno con grandissimo piacere per tutti gli appassionati. Sì. In quarta fila apre Ezio Rosbocchi, il piemontese numero 3 sulla sua Suzuki SR 744, quindi Luca Bassetto veloce per il romano 1:15:813 e quindi Leonardo Piergiovanni potente numero 664. La quinta fila la apre Sebastian Costanzo numero 101 11
siciliano, anche lui finalmente torna alle nostre fila, l'avevamo un po' perso di vista purtroppo, e finalmente torna e ci fa un enorme piacere. Quindi Francesco Greco col 100, la Guzzi che così festeggia, come, come dice Massimo Agnani, e che festeggia i suoi 100 anni, quindi un omaggio alla casa di Mandello. Chiude con numero 69 Massimiliano Porta, il sardo a 1:21:139, un sardo sempre in continua crescita. Questo per quanto riguarda la griglia di partenza, potente, veloce e leggenda. Eccoci qua con Fabio. Fabio, sei carico per questa gara? Sì, sono carico. Adesso siamo tutti attaccati, sugli stessi tempi, ci sarà da battagliare. Questi qui sono gente con esperienza, è gente forte, bisogna fare attenzione che entrano dappertutto. Quindi sarà una bella gara e speriamo di andare bene. Poi con un team come la Villata a seguito le cose si faranno bene di sicuro. In bocca al lupo Fabio. Grazie a tutti, ciao. Eccoci qua con Sebastian Costanzo. Sebastian, sei pronto per questa gara? Prontissimo, un rientro tanto atteso. Un grandissimo in bocca al lupo. Grazie Grevi. Eccoci qua con Francesco Greco. Francesco, sei carichissimo per questa gara? Mamma mia, sì, perché finalmente ho la moto che funziona e va molto bene, quindi adesso dipenderà tutto quanto da me. Vai Francesco, un grande in bocca al lupo. Grazie. Eccoci qua con Massimiliano Porta. Massimiliano, sei carico per questa gara? Carichissimo, sì. È un ambiente che mi piace, mi trovo bene e poi non sono tra i più veloci, diamo quello che possiamo. Un grandissimo in bocca al lupo. Grazie, ciao. Griglia di partenza che si va ricomponendo per quanto riguarda questa seconda partenza. Francesco, potente, veloce e leggenda, ci siamo, sì. Quindi dai. Direi che anche il clima non è stato poi eccessivamente caldo. Beh, no? insomma, io mi ricordo bel caldo, però è stato un bel non torrido, dai. No, diciamo che insomma, sabato, ieri sera ci siamo divertiti molto nel paddock, a quanto pare girano nel Village, come si suol dire, tante voci giravano per quanto è successo ieri sera. Abbiamo portato del folklore, no, come assolutamente sventola la bandiera verde alle spalle dello schieramento, vediamo come partiranno. Va via la rossa, il semaforo è pronto, ci spartenza, partenza in questo momento, grande partenza per quanto riguarda Pino Vocaturi. Vediamo un po', moto che si impenna, la tiene giù, ma infila la staccata alle sue spalle Marco Dall'Aglio. I due chiaramente sono i mattatori della giornata, questo era nei pronostici. Samuele non è partito benissimo, è rimasto un pochettino attardato, un po' sì, intruppato nel di gruppo sì, degli inseguitori, dovrebbe essere alle spalle, se non sbaglio questo è lo Stigli. Sì, ha perso delle quindi posizioni, decisamente perde terreno. Nel frattempo lanciatissimo Pino Vocaturi, l'abbiamo visto, molto deciso, Pino sin dalle prove di qualifica voleva mettere i puntini su lui per quanto riguarda il suo valore, d'altronde sa benissimo che qui Marco Dall'Aglio è pilota da battere. Fa la padrona, adesso vediamo qua. Un Marco Dall'Aglio che diciamo sono un paio di gare che ha qualche problemino tecnico, riesce a risolvere. La moto comunque è una moto, lo vogliamo ricordare, una moto artigianale che vede il connubio tra Moretti come telaista, Bursi come motorista e Benatti come comparativa elettronica per quanto riguarda la funzionalità del mezzo, e chiaramente far andare d'accordo tutte le componenti tutte non è facilissimo, cose, no, fatto sta che impegno... credo che quest'oggi montasse Marco il motore originale addirittura, perché non sono riusciti a rimettere in sesto. Attenzione, c'è una bandiera gialla qualche usina in pista, quindi vuol dire scarsa aderenza. Però non vedo. E qui guarda, qui siamo sulla telecamera di Marco? Di Dall'Aglio, sì, vediamo un po'. Un po' di distacco da subito, eh. Sì, hanno fatto decisamente agguerrito. Comunque Pino ha molto agguerrito. Qui siamo già sull'ordine di 2-3 decimi, credo, anche qualcosa di più di vantaggio di Pino nei confronti di Dall'Aglio. Non vorrei c'ha un problema tecnico Marco, perché sembra come quasi che si perde terreno, No, però sembrava come che
non lo so, gliel'avessero fatta a lui quasi la bandiera, come per dire, oh, occhio che c'è qualche cosa. C'è qualcosa che però non va. Però in verità non ti fanno la gialla a righe. No, lì credo che ci fosse qualche problema, appunto, come dici giustamente, di perdita di aderenza. Forse sì, qualcuno che ha preso qualcosa. Il fatto sta che hanno invitato da una maggior prudenza. In terza posizione in questo momento Rovelli recupera posizione in ostinazione alle sue spalle. De Marco, che dicevi giustamente, non è partito benissimo. È partito. Però sta lì. Un po' suonando la riscossa. Siamo al secondo degli 11 giri, di terzo passaggio sul traguardo per quanto riguarda, quindi inizia adesso il terzo giro. Si muove un po' nervosamente, sì, un po', un po' come Ben Bostrom, mi fa ricordare a Ben Bostrom. Vediamo Rovelli con un bordo di Rovelli che è in terza posizione un po' sgranato rispetto agli altri, sì, deve leggermente recuperare dietro, con Ostini che lo segue e De Marco appunto dietro. Rovelli che comunque insomma partiva dalla seconda fila, quindi diciamo che sta guidando forte. Allora anche... io c'è da segnalare una cosa: in questo weekend tutti con problemi ai freni, Raffaele, tutti evidentemente con problemi la temperatura forse calda, chissà tipo, cosa. Allora Varano sicuramente non è una pista proprio agevole per l'impianto frenante, cioè te lo stressa. Beh, non c'è rettilineo per farvi prendere fiato un attimo comunque alle componenti. E vediamo qua dietro, diciamo che si allungavano le frenate, no? Io anche ce l'ho avuto, no? Andando piano, questo problema, quindi anche altri ho sentito che ce l'avevano. Vediamo qua con Ezio, Ezio Rosbock, se riesce a cambiamo inquadratura. Tanto, torniamo nuovamente sui capofila. È statica la situazione. Sì. Vediamo. Beh, direi che si va cristallizzando al quarto passaggio, appunto abbiamo sempre lì davanti Pino Vocaturi, quindi Marco Dall'Aglio alle sue spalle. Dovremmo avere il passaggio, ora mi è parso di vedere la sagoma invece di De Marco. Splendida, splendida, bel telaio. Ecco qua, Fabio Fabris da segnalare, perché insomma è un ragazzo che comunque cammina, per essere un esordiente, cioè sta con questi qui davanti. La Villata Racing Team, guarda un po', va all'attacco di Nostini in questo momento, guarda, si piazza lì dietro, bel trenino questo, bel trenino. Infatti se furbamente c'è rimasto sicuramente. Dovremmo avere De Marco proprio nel trenino, quindi... c'è... Rovelli, De Marco, Nostini e appunto l'inquadratura dell'onboard di Fabio Fabris. Sono tutti lì, guarda, sì, che bello. Che poi diciamo bello, sono vanno molto quelle belle composizioni, no? Sì, assolutamente. Nel moto tutte diverse, gara, anche, sì, c'è da dire. Categorie diverse, abbiamo categorie veloce, diverse, potente. Le prime leggenda. Due sono due Panigale, però una è la 11.99 di Rovelli, dopo seguita dal 9.59, e poi abbiamo una Millona. Attenzione, perché Fabio Fabris comunque è aggressive. Sì, eccolo, è passato. E adesso ha la caccia anche dei rivali che lo precedono. Hai visto un po'? Che traiettoria diversa di sì. Infatti è passato di De Marco. De Marco ha tagliato Samuele tantissimo e si è portato subito davanti a Rovelli. Praticamente ha fatto una corda strettissima, ha più fatto veloce, molta meno strada, assolutamente, ma sì, è riuscito a tenere il che gas aperto, un po', perché, esatto, è riuscito a tenere il gas aperto, ha fatto sta che è passato, attenzione a Fabris è passato anche su Rovelli, Fabris va alla caccia di De Marco, va alla caccia di De Marco, sì, non vuole perdere il contatto, è passato anche doppio sorpasso, guarda come sbacchetta anche De Marco, perché evidente staccata assolutamente violenta per quanto riguarda Samuele, è passato anche Nostini su Rovelli, ecco qua, lo vediamo infatti che è rimasto qui, ma ripeto, io non vorrei, ma soprattutto con le moto più grosse, più pesanti, certo, hai più problemi chiaramente, diventa più stressato, è dritto di Marco Dall'Aglio, attenzione, o dritto o problema tecnico o errore, vediamo se un po' che cosa combina, rientra, no, evidentemente problema un tecnico. Errore, però rallenta vistosamente, no, quindi evidentemente ha preferito prendere, fare il dritto perché la moto non, La moto non sembra va. Che non sta andando. Peccato, veramente un altro weekend andando. Da dimenticare, ma sta va pianissimo. Andando, ma proprio sì, peccato perché problemi tecnici a non finire per quest'anno per lui. Ecco, a dritto, decide di andare dritto perché è troppo pericoloso. Sì, evidentemente si ammutolisce qui. Vediamo ecco, Alessandro Lopresti, suo Moretti in partenza. Beh, rimane lì dietro anche Alessandro. Bella partenza anche da parte del numero 301. Rimasto attardato qua giusto alla prima staccata un attimo, però. Diciamo che c'è Fabris che gli ha dato anche un po' fastidio, diciamola tutta Luca, perché insomma. Luca Gasparini. Beh, anche lui è esperienza, Sì, pilota veloce, leggero, aggressivo, il giusto. Addirittura gambetta di Fabris, come possiamo vedere. È entrato forte, è entrato forte nei confronti del rivale. Eccolo qua, Loprevide, tra l'altro. Ecco, partenza di Nicola Sorovelli, che è partito molto bene invece. Vediamo in monoruota, hai visto come stanno fissi in monoruota? Bellissima questa partenza.
fra bellissimo. Lui, fra Marco, fra Dalo e Vogaturex, devo dire che appunto il monoruota. Il Panigale in partenza, sicuramente lo vogliamo ricordare, si parte bene col Panigale in partenza, soprattutto. Tanto inquadratura proprio per se Marco. C'hai questi motori qui, cioè la Panigale ha una frizione stupenda, Raffaele. Io me lo ricordo quando facevo le partenze del 2019, lasci questa frizione morbida, è facile partire col Panigale, chiaramente. Dall'aglio comunque la moto è veramente bella, peccato i problemi tecnici, peccato perché poi è il secondo weekend che butta nel cestino il Parmenza, per insomma non va bene perché insomma noi perdiamo di spettacolo. Luca lui Bassetto. Sicuramente l'amarezza è tanta perché poteva combattere fino all'ultimo. Luca Bassetto sempre FMA presente. Hub BRT ad assisterlo, Samuele De Marco bello aggressivo, guarda lo sguardo rivolto all'uscita veramente già da efficace, un'ora prima sì. Esatto, efficace, bella veloce, guida, bella un bel postura, personaggio anche Samuele. Bella moto. Sì, è proprio bravo, sì. Un bel acquisto. Lui anche la Villata Racing con Fabris. Qui abbiamo la coppia che scoppia. Dai. Quindi Greco e Porta. Abbiamo per quanto Porta riguarda... che comunque i suoi miglioramenti li porta a casa, come si vuol dire. E ecco, infatti, gara dopo seguito. Gara. Dalla Guzzi, da che, insomma, non è che gli facciamo suo grandissimo omaggio ai 100 anni della Guzzi, no, detto che è qualcosa di più. Facciamo che c'è stato, girava voce anche di qualche problema al cambio. Vabbè, tanto quello ancora in Gasparini. Fase, sì, in fase di gara. Gasparini molto aggressiva in impostazione di guida, molto raccolto. Luca Bassetto stavolta è riuscito a non trovarsi nel duello con Pier Giovanni. Bella moto eh? Anche Gasparini. Con Renato Pier Giovanni che invece a Cremona ecco c'è stata una bella battaglia. Ecco, sa assolutamente i suoi obiettivi. Sto giro invece l'ha mollato subito, è andato a combattere Bassetto appunto con altri rivali, tra cui Gasparini. Devo dire che anche Luca sta ritrovando lo smalto dei tempi migliori. Sì. L'ho visto un po' appannato nelle ultime stagioni, invece devo dire che le ultime gare sta tornando a guidare come piace. Esatto, sta tornando a guidare, sta tornando ad essere efficace, veloce, bellissime, e soprattutto a divertirsi e a divertire. Super, e qui torniamo sul velocissimo Pino. Siamo il a metà vantaggio gara. Accumulato c'è da dire, al di là dei problemi di Marco, comunque era importante sin dai primi giri, insomma, perché si è subito lanciato, aveva detto voleva assolutamente confermarsi velocissimo e vittorioso. Pino non ci sta, Pino è vuole veloce. Primeggiare giustamente. No, intanto Luca Bassetto lo previte con una certa nonchalance, forse lo previte un pochettino affaticato dopo 6 giri di bagare in gara, ci sta che se poi sei allenato la gara di rientro a metà insomma, gara fai fatica con queste motociclette non credo che sia tanto che è tornato in moto comunque, no poveretto è stato fermo 2 mesi e mezzo per cui, insomma anche quindi, questo sicuramente lo limita un po' mettersi la tuta e stare lì e partire insomma è già grande, rispetto, grande prova da parte di Alessandro Previ del team Alemoto, sta dimostrando appunto che è tornato con grande voglia di fare. Sì, staccatona per Bassetto, lo vediamo in questo momento ancora in quadratura invece per Pino Vocaturi, il 65 con la sua Ducati sempre più lanciato, ormai deve solo amministrare, deve amministrare fino alla bandiera a scacchi. Pino gli piace comunque a parte amministrare, gli piace comunque andare sempre forte, comunque è una gara, quindi non è che sta non molla mai. Diciamo che si concede giusto qualche monoruota sul traguardo, poi sì, dicendo che gli è scappata che la moto l'elettronica che non fa l'elettronica. In verità dice che non so, ma ha avuto durante il weekend questi problemi perché mi pare che è caduto. Ah no, ha avuto un high side, perdonatemi, mi pare nelle qualifiche e ha distrutto il codone. Cioè lui ha avuto l'high side con col suo corpo è riatterrato non sulla sella ma sul codone e l'ha rotto e non so se è andato a toccare o a danneggiare qualche centralina da finto fantino perché penso ma non è leggerissimo Pino e quindi ha ricostruito affatto, però non vorrei che qualche problema elettronica sia rimasto. Comunque abbiamo il settimo passaggio, diamo un'occhiata anche a quello che succede in pista perché dietro a Pino appunto io abbiamo inseguitore. De Marco in questo momento però che guida staccati, su sgranati però insomma ecco continua a darsi battaglia De Marco, Fabris e Nostini, quindi Nicola Soravelli che segue ancora Luca Gasparini con Bassetto che se ne stanno dando con lo Previte che è lì dietro, sono rimasti loro 3 attaccati Ezio Rosbo che quindi Sebastian Costanzo in decima posizione assoluta con la sua numero 111, quindi un buon ritorno anche per Sebastian e col 69 appunto abbiamo Massimiliano Po e Francesco Greco che continuano Sebastian. A stare vicinissimi un po'. Sebastian Costanzo sta con Ezio non riesce a prendergli il passo. Ezio
comunque è un volpone di casa e a Varano anche lui, lo vogliamo dire, uno sono che la conosce anni, bene, anni, e ogni anno toglie sempre lì, ma sempre mezzo secondo, quattro decimi, un secondo, e ormai gira in un bel passo Ezio, quindi insomma cominciano a essere, attenzione Bagarre, Fabris, De Marco, la spunta Fabris, bellissima entrata, Fabris, attenzione, no, c'è una caduta, intanto ho visto una caduta fuori, lì alla X, all'uscita della X, credo si tratti di Pier Giovanni. Sicuramente andando bene. Sì, dopo l'esplosione di Cremona, sì, stava cercando, insomma, come dire, di confermarsi. C'ha avuto uno sblocco importante. Sì. Ha trovato il coraggio, probabilmente, insomma, ha trovato il feeling migliore con la moto. Fatto sta che peccato, uscita di scena per Pier Giovanni, che comunque anche oggi vediamo non si stava comportando male. Vediamo se riesce a rientrare, ma non lo so. Tanto qui Gasparini, Bassetto e Loprevite. Non so se è rimasto agganciato Loprevite dietro. Vediamo che viaggia. Vede. Diciamo dei tempi, appunto, siamo sul passo dell'1.16 per quanto riguarda Ezio. Vedo un Rovelli, quindi Rovelli ha perso il contatto con... Eh sì, De Marco, Fabris e Nostini hanno allungato nei confronti di Rovelli, d'altronde Rovelli a questo punto può anche lui amministrare, visto attenzione, che è il secondo della potente. Attenzione, bagarre nella bagarre. Che abbiamo, guarda lì, sì, siamo ci alle ultimissime curve. Eccoli, diciamo che potrebbe esserci l'attacco. Dici che c'è? Dici che c'è? Vediamo, un po' vediamo, perché potrebbe sul esserci, potrebbe esserci l'attacco. E qui bisogna sfruttare la potenza del motore. Mi ricordo questi momenti. Eccolo. C'è un tentativo alla staccata del numero 100 nei confronti di Porta. Bello. La Porta resiste, eh? Porta resiste perché comunque rivale Porta... difficile Porta, Massimiliano, insomma, c'ha il suo perché. Ha imparato a difendersi. Ma qua entro, eccomi. Staccatona del Guzzi, entri dentro, quindi il numero 100 passa. Però purtroppo da qualche giro avevo, sembra che uno vuole trovare scuse, un problema al cambio. Ecco, no, qua siamo, che siamo testimoni, fa che, insomma, fa che mi scala. Niente. Finita così. Momento, non mi è entrata momento agreste per quanto riguarda il bucolico, per quanto riguarda purtroppo Francesco Greco. Vabbè, c'è poco da dire, ragazzi, non mi è entrata la marcia in scalata. Ho detto Qui hai perso tempo per far passare Pino, pure. No, c'è da dire che poi è aumentata la distanza. Ormai è andata, è un problema lì, per me, ho detto che vado perché, a fare. Esatto. No, il problema è che le ultime metà gara io ho avuto tutto questo problema durante il weekend, che non so, adesso dobbiamo con i ragazzi di Biretti affinare la cosa. Lo strusciamento della pedana sinistra, soprattutto nel ferro di cavallo, mi andava a inficiare sulla pedalina del cambio. Per cui non riuscivi a cambiare e a scalare. Sì. Quando non cambi bene, si creano dei problemi. Perché già diciamo, non è comunque, dai, una moto da la signorine. Moto però comunque funziona molto bene adesso. Beh, gran motore, grande motore, moto forte. E poi, insomma, avete visto, infatti mi sono messo a guardare che cavolo c'era il cambio, perché non riuscivo più a mettere le marce in scalata. A metterle in su andavano, in scalata non riuscivi, no. Chiaramente, esatto, ecco, la leva era piegata. Piegata, la leva completamente. Sono stato testimone della cosa. Non riuscivo proprio a beccare più la pedivella, capito? Che non è una scusa. Volatori, doppiaggi, qui vediamo, siamo nella fase finale. Sì, ultimissime curve per noi, quindi mancheranno se no 3-4 km alla bandiera a scacchi, Vocatori lanciatissimo, come dicevamo poc'anzi, deve solo amministrare come tempi. Credo che stia mantenendo sempre il passo dell'1.11. C'è stato solo quell'1.20 al nono passaggio, al giro precedente, che sembrava che c'è stato un problema di un po' che la moto si fosse ammutolita, ecco. Mm-hmm. Questa è un po' il problema dell'elettronica che dicevi poc'anzi, è suoi, capace, ogni tanto sì, gli che si presentano, come dicevamo, ce l'ha avuti i problemi durante il weekend. Sebastian Costanzo che fa? Anche lui rallenta, altro ritiro per Sebastian, sì, peccato proprio, sì, problema tecnico per Sebastian. Certo, sicuramente felice di essere tornato, però insomma magari un po' sfortunato, sì, mancava pochissimo per portare a casa il risultato, insomma chiudere sotto la bandiera a scacchi, peccato. Intanto altro passaggio per Pino lì davanti, Pino Vocatori 1.65 in testa, ultimo continua giro a dominare, alle sue spalle la Villata Racing, la prima numero 15 di Fabio Fabris, e quindi il team De Marco con Samuele numero 55, Nostini, Rovelli leggermente sgranato ma lì vicino, quindi Bassetto che riesce ad avere ragione di Loprevita, ancora Gasparini arretrato, numero 42 passa in ottava posizione, ma d'altronde
capiamo anche insomma un po' la fatica, anche lui tanta ruggine da togliere, insomma, per cui evidentemente sta faticando un po' il Veneto. Fatto sta che si è difeso alla grande, ricordiamo che la sua è una leggenda, eh? Sì. Per cui si è trovato a combattere con la Veloce di Bassetto e con lo Previte, anche lui di un'altra categoria, per cui insomma onore e merito a Luca Gasparini. La Villa Racing numero 15, l'Aprilia, alle spalle De Marco. Vediamo i due che si avvicinano. Bravo, vediamo qua. Avvocatori. Lo Previte su Bassetto, quindi ai ai ai, e quindi un po' lungo, un po' lungo andato. Vediamo se Luca riesce a sfruttare la traiettoria migliore per uscire. E qui adesso è tutta esperienza, l'esperienza di Luca. Anche l'alfiere dell'Ale Moto non credo che sia proprio di primo piglio, ma sicuramente Luca ne ha qualche cosina in più, Che non faceva credo gare, però Pino si è fatto riprendere. Cosa è successo? Guarda, temo quel problema, problemi tecnici, che c'è stato al nono problemi passaggio, problemi tecnici all'ultimo giro, sì, per Pino Vocaturi, sì. Vedi, ecco qua. Sì. Si è fatto riprendere, ha perso, peccato, ha perso la posizione assoluta. Evidentemente la nota, peccato, che ci dicevano per quanto riguarda il discorso dello spegnimento del motore si è ripetuto anche in quest'ultimo giro. Forse fatto sta che chiude la in manca testa, la benzina però. Pure dice non l'ha messa, ha messo poca benzina. Comunque chiude andando a vincere la categoria con Fabio Fabris, primo dalla Veloce, alle sue spalle De Marco. Per quanto riguarda il podio della Veloce abbiamo quindi Lo Previte, grandissimo ritorno per Alessandro Lo Previte, che beffa Luca Bassetto sul per finale, quanto riguarda proprio bravo, sul finale per quanto riguarda la zona podio, quarta piazza per Bassetto quindi. E per quanto riguarda invece la potente, appunto, Vocatori dominatore assoluto, alle sue spalle il giovanissimo Nicolas Rovelli, peccato per Pier Giovanni che esce di scena, così come per Marco Dall'Aglio, e quindi due della potente che non arrivano sotto la bandiera a scacchi per la leggenda grande bolognese Alessandro Nostini, e quindi Luca Gasparini che comunque porta a casa il secondo gradino del podio davanti a Ezio Rosbock, Massimiliano Porta, Francesco Greco a chiudere lo schieramento, Sebastian Costanzo ai noi fuori causa proprio nelle ultime tornate, Piero Roma anche lui un ritiro, credo che prima quando parlavamo appunto del ritiro si trattasse proprio del numero 31, giornata sfortunatissima, sì, per il piemontese, l'abbiamo visto combattere nella leggera, peccato, ma non come siamo abituati a vederlo. Chiude così e quindi l'appuntamento a questo punto, Francesco, è a The Battle Week 17 e 18 luglio a Maggione per un evento che sarà assolutamente unico. Unico. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Con Massimiliano Porta, contentissimo, bagnatissimo, ha fatto un arrivo eccitante, diciamo, sì, giusto, sì, Massimiliano? Sì, sì, sì. Mi sono divertito tanto, sono partito un po' sconsolato con dei problemi, invece già la partenza forse ne ho preso due o tre davanti a me, quattro, non lo so, poi controllerò le vostre immagini. Poi c'è stato un duello acceso prima con Leonardo Piergiovanni con la Panigale, sì, e poi col mio diretto competitor che è il presidente. Sentivo di averlo dietro, ha pressato un attimino, quindi gli sono stato attaccato finché ha fatto il dito, l'ho costretto all'errore. È solo goliardia, però tutto bene. Grande Massimiliano. Grazie a te, grazie, ciao, grazie, ciao. Grazie. Luca Bassetto, ciao, sì, due secondi per noi, dai, com'è andata? Ciao, bene, ci siamo divertiti, è stata una bella gara, entusiasmante, perché poi quando stai in gruppo e ti sorpassi di continuo, insomma, l'adrenalina sale, senti meno la stanchezza, certo, anche se con questo caldo gli ultimi due giri sono stati veramente difficili, cioè era più difficile vedere la fine, cioè risparmiare le energie per gli ultimi due giri che non cercare di attaccare il tuo avversario davanti. Comunque è bellissimo come al solito, poi sono tutti amici, alla fine ci abbracciamo tutti. Certo, benissimo. Alla prossima a Maggiore. Grande Luca, grazie, ciao ciao. Al volo con Alessandro Lo Previte, soddisfatto della gara Alessandro? Sì, soddisfatto, il mio obiettivo era arrivare al podio e ce l'ho fatta. Ho fatto raggiunto una buona partenza, a me non sembrava, i miei amici dicono che sia stato grande, quindi sono molto soddisfatto. Fantastico. Poi sei ben supportato comunque. Sì, 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 ho una squadra che mi sostiene completamente. Una squadra fortissima. Una squadra fortissima, siamo noi. Grandissimo, grazie. Grazie. Ciao, a voi. Grazie a te. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti. Pino Vocaturi. Giuseppe Vocaturi, com'è andata Giuseppe? Allora ragazzi, voglio un bel video. Mi si è spenta la moto quattro volte, mi sono quasi fermato, sono riacceso e sono ripartito. Ma comunque sono arrivato primo. Guarda, della mia categoria, terzo nell'assoluto, ma perché finale X ero primo,
mi si è, non ti racconto, mi si è spenta quattro volte la moto, ho chiuso il gas, ho Marco Dall'Aglio, prendevo le misure in fondo, è rimasto accelerato, ho fatto il dritto, accelerato, ho fatto tutto il prato, io ti ho ripreso all'uscita della S. Ah, no, ho visto una moto, ma non sapevo se eri te, quindi ho fatto quel dritto perché ci sono arrivato vicino, ho detto provo, dove posso riuscire, se si stanca un filo, no? Figa, ho staccato. No, mi passavi perché comunque dritto. Mi sono fermato dritto, quasi quattro volte. Ti ho detto che ho fatto il prato, lui è uscito. Infatti ho visto una moto, non sapevo se era lui. Ho visto una moto velocissima sul prato. Questo è proprio un vero culo. Non vediamo l'ora di vedere il video. Il video voglio fatto bene, quattro volte mi sono quasi fermato, ho spento la moto, l'ho riacceso e sono ripartito. Perché è come se entrasse il limitatore, ma io non ce l'ho il limitatore. Praticamente in seconda, quando scalavo, mettevo la seconda, acceleravo e facevo. Allora ho detto, mica fammi prima spegnere, l'ho spenta, schiacciata frizione, l'ho riaccesa e ripartivo. Il problema è che l'ho fatto quattro volte, all'ultimo giro alla X ero primo, mentre dentro la X comincia ad andare a strattoni, l'ho dovuta spegnere dentro la X, schiacciare la frizione, ho fatto le curve, quando l'ho tirata su mi hanno passato i due. E allora poi dopo l'ho riaccesa, vabbè, è sempre una tortura questa moto. Cerchiamo di fare il massimo in post-produzione per far vedere tutto. Dai. Grande Pino, grazie, ciao, grazie, certo, ciao. Sono pettinato? Sì. Allora, bellissimo, bellissimo perché comunque con Max Porta, adesso senti un attimo, fatto che faccio, non ci provo, lo faccio vince facile. Anche se è entrato, a un certo punto però mi ero accorto già da un paio di giri che la leva del cambio non riuscivo più a mettere le marce in scalata. Sì. Ho detto vabbè, speriamo che adesso riesco. Niente, sono andato dritto perché c'avevo Max dietro, la pressione, la poca esperienza, tutto quello che vuoi, però la moto funziona, risolviamo queste sbaffature perché io piego molto a sinistra, pare. Ok. E quindi ho tipo buttato già 3-4 pedivelle, cioè non so che problemi ho a sinistra, cioè proprio la moto sdraiata completa, da tuo gomito proprio per terra. Mm-hmm. E niente, però bello perché bagarre davanti, bagarre in mezzo, bagarre dietro. Bagarre dietro. Bagarre per tutti e poi il sabato sera. Ah. Ciao. Ve lo faremo sapere a proposito di questa cosa qui. Grazie. Bravo, Francesco. Sì, esatto. Grazie, ciao, ciao. Sono pronto ad assegnare per quanto riguarda appunto le scuderie. Nostro forse vincitore qui della leggenda. Per quanto riguarda, abbiamo un rappresentante del nostro corso. Ancora prima da segnare, anzi due, e li puoi prendere tutti e due insieme perché fanno la stessa persona. Come rookie per quanto riguarda la categoria 2021, Fabio Fabris. E quindi chiamiamo un rappresentante della Villata, Racing Team, Emanuele, per quanto riguarda le scuderie. Vittoria per la Villata Racing Team. Infatti, e noi la sua moto si è spenta, è riuscito comunque a riprendere in via Pino. C'è il premio di consolazione per la più bella caduta della giornata. Per Pino ancora un premio, parliamo della categoria scuderie per il team Keres Motorsport, Motorex ancora. E mentre non riesco a segnare l'ultima coppa, ricordo ancora una volta a tutti quanti che il prossimo appuntamento della PDT è a maggiore il 17 e 18 luglio, quindi mi raccomando, The Battle Week, il sito per tutte le informazioni del caso, non mancate.